Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buongiorno da Giulia Guerrini in studio per questa edizione delle notizie. Una ragazza di soli 13 anni di etnia rom veniva ceduta ad anziani vercellesi. Su richiesta della Procura della Repubblica di Vercelli sono stati arrestati sia i genitori della ragazzina, sia quelli che l'accusa sostiene essere i due clienti abituali. Madre e padre dovranno rispondere di prostituzione minorile, violenza sessuale e abusi. Notte di lavoro per i vigili del fuoco intervenuti a Caramagna Piemonte, in provincia di Cuneo, per l'incendio di un capannone agricolo. 6 le squadre impegnate a domare le fiamme, divampate per cause che sono in corso di accertamento. Scatta la quarta dose del vaccino anti-Covid per gli over 80, gli ospiti delle RSA e le persone fragili. In Piemonte sono 340.000 gli ultra-ottantenni, di cui circa 30.000 nelle RSA e 117.000 i soggetti fragili sopra i 60 anni. Le inoculazioni avverranno nelle strutture per anziani, dai medici di base e negli hub vaccinali, con percorsi differenziati per i soggetti a rischio. Vicenda plusvalenze Juventus, chiesti 12 mesi di inibizione per Andrea Agnelli, 16 mesi e 10 giorni per Fabio Paratici, 8 mesi e 20 giorni a Federico Cherubini, 6 mesi a Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene. Alla Juventus 800.000 euro di multa. Piccola rivoluzione toponomastica nel comune di Torino. Cambia qualche via di Torino, si celebrano le prime due sindache della città, Magnani Noia e Cattaneo Incisa, l'assessore Fiorenzo Alfieri e tanti altri, oltre al musicista Ezio Bosso con una targa dove suonò e insegnò. Dopo mesi di siccità record, a Pasqua pioggia solo sulle Alpi. In generale il weekend pasquale potrebbe portare un cambiamento di tempo, la cui entità è al momento non pronosticabile, se non per una tendenza ad un calo delle temperature. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. In regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.